Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. Meteo, arrivano i 6 nuovi satelliti METOP. Previsioni meteorologiche sempre più precise grazie ai 6 nuovi satelliti METOP di seconda generazione nati dalla collaborazione fra ESA e EUMETSAT. A bordo porteranno 2 raffinati strumenti made in Italy in grado di anticipare piogge torrenziali e scioglimenti dei ghiacci, siccità e precipitazioni. Si tratta del radiometro 3MI, sviluppato da Selex S e dallo strumento Microwave Imager, realizzato da OHB CGS. I contratti del valore totale di 200 milioni di euro sono stati firmati nella sede dell'Agenzia Spaziale Italiana. I benefici economici attesi sono di almeno 60 miliardi di euro, spiega il direttore del programma di osservazione della Terra dell'ESA, Volker Liebig, oltre naturalmente ai notevoli vantaggi sociali. La soddisfazione del presidente dell'ASI, Roberto Battistone. A pochi giorni dalla firma del contratto per i 10 razzi Vega da 256 milioni di euro, assistiamo oggi a un'altra firma di 2 contratti importanti per complessivi altri 200 milioni di euro, rispettivamente con la OHB CGS e con la Selex, 2 realtà importanti del panorama nazionale. Si tratta dello sviluppo di rivelatori strumenti a bordo della futura generazione di satelliti meteorologici che permetteranno nel corso dei prossimi 30 anni di migliorare l'accuratezza delle precisioni in modo tale da essere sempre più capaci di prevedere il breve, il medio e il lungo termine. Gli eventi a cui l'Italia è stata esposta in questi ultimi mesi fanno chiaramente capire l'importanza di questa capacità predittiva della meteorologia. Si è calcolato che i risparmi che ogni anno si potranno fare grazie a questa serie di satelliti che l'ESA con EUMETSAT stanno sviluppando con la collaborazione dell'industria italiana sono di alcuni miliardi di euro all'anno risparmiati rispetto alla gestione delle condizioni meteorologiche, anche di quelle estreme. Caccia alle stelle, 8 telescopi per Gloria. La rete Gloria guadagna altri 8 telescopi. Sono ora 13 in tutto quelli che permettono a chiunque abbia una connessione a internet di osservare direttamente il cielo in prima persona. La comunità aperta di Gloria si è arricchita in questi giorni degli strumenti professionali per osservazioni in modalità batch, inserendo cioè la propria richiesta in una lista d'attesa. Gloria è un progetto triennale finanziato nell'ambito del 7° programma quadro dell'Unione Europea e coinvolge 8 paesi, portando l'universo in casa di tutti e in maniera gratuita. Addio ai giganti, si fanno strada gli acceleratori compatti. Tunnel sempre più brevi, tecniche di collisione sempre più elaborate. Gli scienziati sono al lavoro su nuovi acceleratori di particelle, meno ingombranti e meno costosi. Lo scopo è quello di sempre, studiare la materia in profondità, accelerando le particelle al massimo e facendole scontrare fra loro. Questa è l'unica chiave di conoscenza, ma anziché affidarsi a giganti della fisica, come l'acceleratore LHC del CERN di Ginevra, lungo 27 km, si lavora adesso su soluzioni più compatte, che sfruttino le onde di plasma. È questa la soluzione allo studio di un team di scienziati dell'Università di Stanford, spiegata sulle pagine della prestigiosa rivista Nature. Il dinosauro in 3D. È stato ricostruito il cranio di un erbivoro lungo 4 metri della famiglia dei pterizinosauri, l'Elchinosaurus andreusi. La novità è che la ricostruzione del fossile è avvenuta in maniera totalmente digitale, combinando TAC e tecniche di visualizzazione. Il vantaggio è che in questo modo i resti del dinosauro possono essere studiati nella loro tridimensionalità, letteralmente smontati e riassemblati, correggendo eventuali lesioni e completando le parti mancanti. Così è possibile studiare il fossile in ogni sua singola componente e non danneggiare l'originale, lavorandoci solo attraverso lo schermo di un computer. Gli artefici sono i ricercatori dell'Università di Bristol. L'appuntamento con le notizie finisce qui, vi salutiamo e vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento. Il giorno più lungo di Rosetta termina con un'esplosione di gioia alle 17.03 ora italiana. Urla, abbracci e qualche lacrima per dare l'annuncio storico che tutti aspettavano. Siamo scesi su una cometa.
Per la prima volta, uno strumento costruito dall'uomo tocca la superficie di uno di questi corpi celesti, lontano da noi 511 milioni di chilometri e che viaggia a una velocità di 18 km al secondo. Tutti col fiato sospeso, a partire dalla mattina del 12 novembre, quando l'ESA ha dato l'ok al distacco dell'Enderfile dalla sonda Rosetta, malgrado fossero stati riscontrati problemi al sistema di ancoraggio che lo avrebbe dovuto tenere saldo alla superficie sconosciuta di 67P Churyumov-Gerasimenko. Poi, 7 ore di terrore, guardando il piccolo filo scendere nel buio dello spazio verso la cometa a forma di papera. Alla fine, il segnale è arrivato. Il lander, un cubo da 1 metro per lato e 100 kg di peso, ha mandato il suo segnale a terra all'European Space Operation Center di Darmstadt in Germania, in quel momento cuore di tutto il mondo. Ce l'ha fatta la missione Rosetta ad inseguire la sua cometa e a conquistarla. Ce l'ha fatta l'Europa attraverso l'ESA a firmare un'impresa avventurosa e visionaria. Un piccolo balzo per un robot, un grande balzo per l'umanità, ha parafrasato il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, intervenendo in Germania, visibilmente emozionato come tutti gli scienziati, testimoni e artefici di un successo straordinario. Un successo emblema della sinergia tra paesi diversi, uniti dall'amore per la conoscenza e per il progresso. Devo dire che questo è il classico esempio in cui è importante avere un coordinamento, e questo è il tipico obiettivo dell'Agenzia Spaziale Europea, ma allo stesso tempo un contributo fondamentale dai vari paesi europei che contribuiscono sia al funzionamento dell'Agenzia ma anche allo sviluppo di tecnologie nelle varie industrie e nei vari istituti nazionali. Una collaborazione internazionale ricchissima in cui c'è anche tanta Italia, a partire dai due dell'ESA, Andrea Comazzo, direttore di volo di Rosetta, e Paolo Ferri, responsabile delle operazioni. Ma soprattutto ci sono loro, gli strumenti. SD2, il trapano di file che scalfirà l'ignoto perforando la cometa, realizzato da Galileo Avionica, e poi Giada e Virtis, realizzati sotto la guida di Finmeccanica Selex ES. Di responsabilità italiana anche la Wide Angle Camera dello strumento SIRIS e naturalmente il complesso sistema di pannelli solari che ha permesso a Rosetta di arrivare fin laggiù, così lontana da noi, in un viaggio durato 10 anni. Sicuramente l'Italia ha ricoperto e sta ricoprendo un'importanza fondamentale da un punto di vista sia scientifico che tecnologico. Abbiamo 4 strumenti, di cui 3 a bordo dell'orbiter e 1 sul lander, che rappresenta la parte proprio più interessante dell'atterraggio sulla cometa. Sarà il trapanetto che prenderà italiano, che prenderà i campioni e farà in modo che gli altri strumenti facciano un'analisi per capire tante, diciamo, questioni che vanno dalla chimica alla parte geomorfologica, alla ricerca di vita, di condizioni di vita, quindi comincia tutto un impegno scientifico importante. Tecnologicamente abbiamo i pannelli solari italiani che sicuramente hanno permesso alla missione di sopravvivere così lontano dal Sole. E dire che chi ha sognato la missione Rosetta 30 anni fa era passato per folle, sembrava un obiettivo inafferrabile. Poi la decisione dell'Agenzia Spaziale Europea di partire ufficialmente con il progetto nel 1993 e infine il lancio di Rosetta verso il suo destino il 2 marzo 2004, 10 anni di viaggio fino alla meta. Adesso c'è tanto lavoro da fare. La comunità comincerà a diventare attiva, in queste settimane il lander comincerà ad osservare i fenomeni, comincerà a misurare le caratteristiche del materiale di cui è composta e quando smetterà di funzionare perché avrà raggiunto i suoi obiettivi, l'orbiter continuerà a guardare il nucleo e a misurare le caratteristiche di gas e polvere circostante e quindi a darci tutte le informazioni che speriamo di ricevere sul funzionamento di una cometa. I primi passi di file vengono seguiti con apprensione. Le notizie dall'ESA parlano di un oscuramento dell'area Gilchia su cui è avvenuta la discesa, che impedirebbe ai pannelli solari di funzionare correttamente e quindi di alimentare il lander, senza contare i problemi iniziali di arpionaggio. Staremo a vedere. Gli occhi restano puntati su 67P Churyumov-Gerasimenko, una finestra spalancata sul passato remoto, che potrebbe rivelare i segreti dell'origine del sistema solare e anche della vita sulla Terra. Potrebbero essere state loro, le comete, a far posare sul nostro pianeta i mattoncini della vita umana.